Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Cominciamo. E, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Marco Taddia, che è docente di chimica all'Università di Bologna, di chimica analitica, e si occupa da molto tempo di storia della chimica. Tant'è vero che è presidente del gruppo di storia e fondamenti della chimica da quanti anni? Da molti anni. 13. Ha pubblicato moltissime cose al riguardo, fra cui ha tradotto anche gli opuscoli chimico-fisici di Lavoisier, che non erano mai stati tradotti in italiano, insieme a Marco Ciardi. E appunto storico della chimica fa parte anche del gruppo europeo di fondamenti di storia della chimica, e quindi insomma questo ci fa molto onore in quanto rappresenta l'Italia, appunto. L'argomento di oggi è Dalton, e Marco ce ne parlerà dal punto di vista ovviamente chimico, ma soprattutto storico. Invece Antonio Testoni, che conosciamo già dall'anno scorso, è un chimico insegnante dell'ITI Carpegiani di Ferrara, e ci farà proprio un percorso didattico. Quindi, insomma, iniziamo. Grazie, e grazie a tutti e due di aver accettato l'invito. No, io innanzitutto ringrazio voi di avermi invitato. Si sente? Ringrazio voi di avermi invitato e di avermi offerto questa opportunità di parlare di una questione che, a dire il vero, ho approfondito seriamente negli ultimi tempi, sotto diversi punti di vista. Il motivo è che, come sicuramente saprete, l'anno scorso si è celebrato, laddove magari c'è una sensibilità per questi temi maggiore di quella italiana, si è celebrato il 250esimo anniversario della nascita di Dalton. E per l'occasione ho proposto alla Chimica e l'Industria, che è la rivista, che è l'organo ufficiale della Società Chimica Italiana, uno speciale su Dalton, la cui uscita è imminente. È prevista per il primo fascicolo del 2017, un po' in ritardo per vicende interne di carattere editoriale, della Società Chimica Italiana. Questo numero conterrà, oltre un mio contributo, anche contributi di fisici, anche per parlare ai chimici dell'atomo dal punto di vista moderno, no? Di particelle subnucleari, anche eccetera eccetera. Ecco, e poi ci sarà anche un contributo di derivazione umanistica al quale avrò probabilmente potrò accennare tra un po'. Prima, sapevo di Dalton quelle cose, vorrei dire, che sa un po' chiunque, di chi abbia una cultura media, magari un po' più approfondita per motivi di interesse e così via. E in questi approfondimenti, invece, ho scoperto un personaggio parecchio interessante. Volevo solo aggiungere una cosa alla lusinghiera presentazione che ha fatto la professoressa Aquilini. Io ci tengo a dire che sono un chimico analitico, che per tutta la vita si è dedicato alla chimica analitica.
diciamo, sia diciamo, come insegnamento cattedratico che come anche laboratori di chimica. Questo lo dico non per vantarmi, ma perché non solo in Italia, ma anche in Europa, siamo veramente in pochi che abbinano una, diciamo, preparazione di tipo chimico, quindi hanno visto le cose di cui parlano e hanno sofferto sui banchi dei laboratori in merito agli esperimenti, ecco, e che nel contempo poi hanno sviluppato un interesse anche per la storia. Ecco, che poi questo sia visto da molti più come un demerito che un merito è un altro discorso che non vale neanche la pena di affrontare e di chiarire. Sono scelte che uno fa, però ripeto, non è semplice trovare delle persone che hanno questa duplice esperienza anche fuori d'Italia. Forse questo è anche uno dei motivi che hanno spinto per che il sottoscritto entrasse nel Working Party on the History of Chemistry delle società chimiche europee. Ecco, vi dicevo di questi approfondimenti che, come sempre, insomma, sono un motivo di arricchimento personale notevole. Poi quando si studia anche un personaggio, effettivamente a un certo momento, non dico ci si affeziona, ma sembra di rivivere un po' la sua vita, le sue amarezze, le sue difficoltà, insomma il contesto in cui si è mosso. Però attenzione, vorrei essere molto chiaro su una cosa. Io sono convinto che il progresso scientifico abbia più una connotazione sia più un progresso di ordine collettivo piuttosto che individuale, che riguardi pochi geni, insomma, isolati, fuori dal mondo, e che vengono trasformati talvolta un po' in divi, no? Quindi personalmente sono fortemente contrario al divismo scientifico, non solo a quello del Settecento, ma anche a quello odierno, tanto per intenderci. Cioè tutte le polemiche, per esempio, scontate, che si fanno il giorno dopo che vengono attribuiti i premi Nobel, fanno semplicemente sorridere chi ha un po' di cultura storica e anche ha vissuto l'esperienza scientifica direttamente. Però le cose vanno in questo modo e non ci si può fare più di tanto. Ma è bene, secondo me, ricordarlo, specialmente ai giovani, perché non vedono la storia della chimica o della scienza in generale soltanto come un susseguirsi di figure nelle quali non si riconosceranno praticamente mai nella realtà di tutti i giorni. Ecco, ci sono parecchie notizie sulla vita e l'opera di Dalton. Uno dei primi libri, vedete, dedicato proprio a Dalton, fu scritto da William Henry, quello delle leggi delle pressioni parziali. Ecco, che i due si conoscevano molto bene. Henry era un sostenitore delle teorie daltoniane e fu tra i primi anche a pubblicare, se possiamo dire così, dei lavori di conferma di ciò che Dalton aveva trovato. Quindi queste memorie sulla vita e le ricerche di Dalton, per chi è interessato, sono reperibili online tranquillamente. Ecco, Dalton divenne famoso anche durante la sua vita. A un certo punto della sua vita,
Divenne famoso a un certo punto della sua vita, perché prima era abbastanza sconosciuto. Poi la sua fama cominciò a espandersi, prima in Inghilterra, poi in altri paesi europei e così via. Però era una persona che non gradiva molto la popolarità, come si suol dire. Ecco, e anche come carattere, in qualche maniera, come dire, non si curava di diventare popolare come figura scientifica. Dicono alcuni storici che non gli interessava granché quello che gli altri pensavano di lui. E allora mi è diventato subito molto simpatico, perché in qualche misura anche chi vi parla è un po' così. I suoi, diciamo, estimatori, fra i suoi estimatori ci fu Humphry Davy, famoso Davy, il quale scrisse espressamente quella frase che io ho evidenziato in questa citazione, dove prima appunto si parla della sua scoperta, del principio applicabile ai fatti della chimica, che insomma in qualche maniera prevede le proporzioni in cui si combinano gli elementi, ecco, anche se elemento è un termine insomma che ancora non era tanto diffuso, corpi, ecco, ma secondo Davy i meriti di Dalton assomigliano a quelli di Keplero come valore, come misura, ecco, di quelli di Keplero, logicamente, in astronomia. Ecco, questa targa azzurra, questa è tipica inglese, no? Se andate in giro per l'Inghilterra trovate queste targhe della poste dalla Royal Society of Chemistry, che in genere poste sulla abitazione, quando c'è ancora, del personaggio, che riassumono un po' come dire, la sua vita, ecco, professionale. Ecco, e lui nasce, abbiamo detto anche prima, nel 1766 e muore nel 1844. Se mi permettete, Dalton era uno di voi, cioè era un insegnante, non ebbe mai una cattedra universitaria come noi siamo un po' abituati a pensare, eccetera, eccetera, in maniera insomma che è legata anche a determinati pregiudizi. Ecco, era un insegnante di scuola come dire, delle superiori, anche se parlare di superiori allora era non è che si potesse parlare, quindi c'erano delle scuole dove si imparava un po' di tutto, insomma. Ecco, però a 34 anni smise anche di far questo, cioè di insegnare pubblicamente. Si dedicò a, naturalmente però doveva mantenersi e si manteneva con lezioni private, conferenze, cose di questo genere. Ecco, e si ritirò, diciamo così, a studiare le cose che gli interessavano. Quindi abbandonò, diciamo, l'insegnamento pubblico a un'età in cui era ancora molto giovane. Poi ebbe la fortuna di essere accolto nella società letteraria e filosofica di Manchester e divenne prima socio, poi divenne segretario e poi dai divenne presidente. E lì, nella sede di questa società, leggeva i risultati delle sue ricerche, venivano poi pubblicate negli atti, anche queste si possono trovare in rete per chi lo desidera, e si era fatto anche allestire un laboratorio. Un laboratorio nella sede della società dove lui faceva i suoi esperimenti.
Ecco, la targa, insomma, bisogna essere chiari qua. C'è una storia della scienza anche di derivazione anglofona che in qualche maniera sottolinea quasi sempre i meriti degli scienziati di oltremanica rispetto a quelli del continente. Quindi ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha rivoluzionato, eccetera, eccetera. Ecco, si parlava prima di Mendeleev, anche lì gli inglesi pensano di avere maturato, come dire, una precedenza in qualche modo. Ecco, quindi anche questo discorso che abbia rivoluzionato la chimica attraverso la teoria atomica, ecco, è un po' pesante. Ad ogni modo, insomma, sicuramente meriti ce ne sono tanti. Ecco, Dalton era di famiglia povera. Di famiglia povera, nasce in questa regione nel nord-ovest dell'Inghilterra, ingrandita è qua, ecco, nasce in un piccolo villaggio che si trova nel distretto dei laghi, che c'è stato, una delle regioni forse più belle dell'Inghilterra, molto verde, eccetera, eccetera. Ecco, questa regione ha anche la sua bandiera e quindi lui nasce in questa casa molto modesta che insomma è ancora in piedi, e dove c'è quella targa di cui si parlava. Ora, il villaggio si chiamava, dopo è scritto, ma insomma mi pare che si chiami Eaglesfield. È un periodo un po' travagliato nella storia inglese, no? Come illustra anche questa vignetta, insomma, c'erano dei tumulti anche a Londra, le classi umili erano alle strette perché non avevano i mezzi neanche per procurarsi, se vogliamo dire, gli alimenti. Difatti questi tumulti sono chiamati quelli butter and bread, cioè burro e pane, cioè proprio gli alimenti primari avevano dei prezzi non abbordabili. Ecco, quindi insomma un periodo di difficoltà per il paese. Dunque, lui è di famiglia quacquera. Perché ha visto un po' la storia, è gente di principi molto rigidi, con una vita moralmente, che voleva essere moralmente ineccepibile, che considerava, diciamo, quella che era la Chiesa d'Inghilterra dell'epoca un po' rilassata, se vogliamo dire. Ecco, e tant'è vero che a un certo momento ne uscirono insieme, poi c'erano i presbiteriani, insomma c'erano altre, chiamiamole sette, non mi piace chiamarle sette, ma insomma in questo momento mi viene questo termine, insomma altri gruppi che uscirono dalla Chiesa d'Inghilterra e furono in pratica cacciati, e avevano le loro scuole, avevano insomma i loro luoghi di ritrovo, si vestivano in un certo modo. Questa è un'idea che magari può rendere l'immagine, insomma, e quindi Dalton cominciò a insegnare molto giovane in una scuola della sua, chiamiamola, confessione religiosa, no? Scuola privata. Ecco, la scuola c'è ancora, anzi probabilmente questa è la seconda in cui insegnò, e lui appunto intraprese questa attività di insegnante. Per quanto riguarda, diciamo, l'attività scientifica cosiddetta, no? Insomma, lui viveva in questo posto un po' sperduto, dove non è che avesse tanti stimoli culturali, no? Però aveva comunque una grande passione per l'osservazione dei fenomeni e così via. Allora
Cosa volete? Uno che abita in un villaggio magari di qualche centinaio di abitanti, lontano dalle grandi città, dalle associazioni scientifiche e via discorrendo, ed è appassionato alle questioni scientifiche, cosa volete che faccia? Si mette a guardare quando piove, le nuvole, però ma lui non è che fa così le previsioni del tempo un po' comiche, ecco. No, lui intanto comincia a fare delle osservazioni continuative, temperatura, umidità, insomma, e registrare tutto, venti, ecco. E pensate che continuò fino alla fine dei suoi giorni, tant'è vero che l'ultimo scritto che suo sono le condizioni del tempo in quel giorno di luglio in cui lasciò poi questa terra. Capito? Sono state ritrovate, l'articolo che ho scritto per la chimica in industria comincio proprio con questa, devo dire che gli ho dato all'articolo un titolo un po' più sbarzino di quello che mi ha imposto la professoressa Aquilini qui, e sarebbe una storia di Dalton, dal meteo all'atomo feso, perché lui nasce come meteorologo. Mi spiace, ma nasce così, ma è un meteorologo serio. Questo sono osservazioni e saggi che lui pubblica nel 1793, e che era un vero e proprio libro di testo di meteorologia. A cosa c'entra questo discorso, voi direte? Cosa c'entra con la teoria atomica? No, questo non è un racconto così fantasioso per arricchire il pomeriggio. No, perché è proprio da qui che in qualche maniera è nato il suo interesse per la questione di quelle che lui chiamava particelle minime. Perché? Perché lui faceva tanto si costruiva da sé gli strumenti semplici con i quali fare le osservazioni, quindi barometri, igrometri della pressione, l'umidità, eccetera, eccetera. No? Poi dopo, volendo dare delle basi scientifiche a quello che registrava, ai dati che registrava, per forza ti devi mettere a studiare l'aria, come è fatta l'aria, l'acqua. E quindi da lì passa, per capire meglio gli eventi meteorologici e le misure di tipo meteorologico, nasce il suo interesse per la chimica. Guardate che segue 20 lezioni, una ventina di lezioni di chimica, un posto che non mi ricordo in questo momento esattamente, ma insomma non è che prende la laurea magistrale in chimica, da qualche parte, anche con un nome diverso. Quindi è essenzialmente, questo va sottolineato, Dalton un autodidatta, che studia per conto suo e naturalmente segue anche qualche lezione quando gli è possibile. Ecco, dicevo prima, le scuole dove insegna, la scuola che insegna, questa è la scuola che si apre il 28 marzo del 1785, quindi fatti i conti, lui è del 66, quindi è molto giovane, e allora lì va a insegnare, vedete qui, in questa scuola si insegnava inglese, latino, greco, francese, scrittura, insomma, aritmetica, poi magari facevano un po' di ragioneria, insomma, queste cose qui, e matematica. Ecco, però lui è una persona estremamente curiosa, a un certo momento si accorge che non ci vede bene. Si accorge che non ci vede bene. Vedete lì sotto, io ho riportato due dischi con scritti dei numeri in colore diverso rispetto allo sfondo. Se uno è daltonico, lì questi numeri non li vedi. Ecco, daltonico da dove viene? Viene da Dalton. Perché lui a un certo momento, e questa è la cosa che la maggior parte della gente sa di Dalton,
sia chiaro. Ecco. Però insomma meglio di niente, magari si può sperare che poi approfondisca anche gli altri aspetti. E lui si accorge che non ci vede bene e comincia a riflettere perché, ecco, dalle sue osservazioni nasce questo articolo firmato da lui del 1794 riguardante la visione dei colori. Quindi non è che si accontentava così, ah che bello, guarda che mi sono accorto così, però metteva nero su bianco, cioè aveva quella capacità di realizzare, no? Che molti non hanno, molti sanno solo osservare che bello, che brutto, eccetera, eccetera, ma alla fine quando si tratta di tirare le somme non combinano nulla. Quindi, insomma, questo è un suo lavoro molto noto. Questi sono i campioni colorati che lui usava per le sue osservazioni sperimentali. Ecco, allora, pian piano, vi dicevo, l'interesse per la composizione dell'aria, l'acqua, il comportamento, no? Quest'acqua che, insomma, può esistere in tre stati, ed è sempre acqua, è sempre acqua, e vedremo che la sua opera principale parte da questi generi, da questi tipi di osservazioni e di considerazioni, sono più che altro misure, vogliamo chiamarle chimico-fisiche, vogliamo chiamarle fisiche, insomma, sapete, non siamo nel 2017, però insomma erano di questo tipo. Ecco. E allora lui sa che c'è in giro, per spiegare i suoi fenomeni, ha bisogno di andare a fondo, sa che c'è in circolazione da tanti secoli, una teoria che diceva in pratica, no, che la materia è costituita di particelle molto piccole, tutte uguali, poi dopo c'erano tutte le varianti, naturalmente, ecco, c'erano tutte le varianti e così via, e questa cosiddetta teoria atomica, ecco, sapete, ragionare in termini di 500 anni prima di Cristo è difficile fare delle attribuzioni precise. Ecco. Per esempio, Leucippo non si sa nemmeno se sia esistito o no, questo filosofo. Ecco, probabilmente fu uno dei primi a pensare in questa maniera. Ripeto, non si sa nemmeno, non si hanno dati storici sulla sua esistenza. Pare comunque che Democrito fosse, di Abdera, fosse il suo allievo. E questo sviluppò ulteriormente la teoria del maestro. Qui lo vediamo in un famoso dipinto e lo vediamo sorridere. Se voi fate caso, i ritratti naturalmente fantasiosi di Democrito lo ritraggono tutti sorridente. Infatti, in maniera un po' così sbrigativa, è chiamato il filosofo che ride. Questo non è così un divertimento. Ecco, pensate che c'è un'opera lirica, vedete, Le risa di Democrito, in cui si parla anche di atomi e così via. Ecco, vi dicevo, nel fascicolo che riguarda Dalton, che uscirà sul nostro giornale, appunto io una volta ho avuto occasione di promuovere a Bologna una conferenza di una collega romagnola, la quale ha doppia laurea in materie scientifiche e materie umanistiche, che ha studiato espressamente l'atomismo nei libretti d'opera, ha fatto una tesi di dottorato. E quindi mi è piaciuta talmente la sua relazione, poi l'ho invitata, e quindi ci sarà anche questo l'articolo di questa collega, e perché è interessante, anche questo non è una curiosità così di passaggio, no, è interessante perché probabilmente a teatro si accorsero prima degli atomi rispetto a determinate accademie scientifiche, rispetto a determinati ambienti in cui si pensa sia concentrata la cultura. Ecco,
La storia poi raccoglie una serie infinita, possiamo quasi dire, di contributi sull'atomismo, no? Lungo, ecco, uno che per me, insomma, aveva capito molte cose e le sapeva anche spiegare, era questo signore che scrisse le sue osservazioni in margine a un'opera di Laerzio. E la cosa interessante di Gassendi, penso che si dica così visto che è francese, la cosa interessante qual è? È che lui era un prete, era un abate, eh? Ora la Chiesa, l'atomismo non è che lo vedesse tanto bene, specialmente in determinate formulazioni e così via. Ecco, pensate a Lucrezio, poi, ecco, è un discorso un po' come dire, insomma, che lascia un po' il tempo che trova, ma bisogna farlo, perché sono andate così le cose. D'altronde io conosco un sacerdote anziano che mi racconta che in seminario non si leggeva manco la Bibbia ai suoi tempi, perché era proibita. Ecco, quindi certe parti non si potevano leggere in seminario, ma mica nel Settecento, nella prima metà del Novecento ancora, no? Quindi, ecco, però lui appunto riesce a conciliare un po' le questioni, quindi ha una certa fortuna. Ecco, tutto il passaggio così degli antichi filosofi ai moderni, Dalton compreso, secondo me è trattato molto molto bene in questo libro di Melsen, che io ho trovato usato, è stato tradotto in italiano nel 57 e non credo, non lo so se qualcuno di voi è al corrente, ma non credo che sia stato ripubblicato. Comunque, insomma, si trova ancora sul mercato del libro usato. E secondo me questo libro coglie esattamente il merito di Dalton. Dice, riferendosi a Dalton, fondandosi appunto su tali dati scientificamente garantiti, egli diede, cioè Dalton, diede nuova forma all'idea generale che i fenomeni fisici e chimici dovessero spiegarsi per mezzo di particelle minime. I suoi atomi non erano più particelle minime con qualche vaga proprietà, ma atomi dotati di quelle proprietà che il progresso della chimica esigeva. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che la chimica aveva fatto degli enormi passi in avanti, specialmente nella seconda metà del Settecento. Prima è stato citato Lavoisier, insomma, io ho masticato abbastanza l'argomento. Insomma, si erano capite tante cose, però non c'era la spiegazione ultima di questi fenomeni che pure erano sotto controllo anche dal punto di vista quantitativo, con grande esattezza, no? Talvolta con una precisione paragonabile a quella che viene raggiunta oggi con mezzi molto più sofisticati. Però mancava la spiegazione. Ecco, e allora ecco che l'atomismo di viene fuori l'atomismo di Dalton basato su fatti sperimentali e non solo filosofici. Questa è la grande novità. Ecco, è molto interessante perché una cosa, cioè è stato chiesto ripetutamente a Dalton, insomma, quando è che ti è venuta in mente questa storia? No? Ecco, succede anche oggi, no? Gli autori delle grandi scoperte, che quando c'è un intervistatore un po' così che vuol fare, non sa cosa dire, allora chiede, ma quando è che le è venuta in mente questa cosa? Allora voi se notate, allora c'è quello che si inventa le cose fantasiose come Kekulé, i serpentelli attorcigliati e tutte queste cose, il sogno e così via, no? E poi c'è quello che, cosa volete, dice quella che secondo me è quasi sempre la verità, cioè che non si ricorda più tanto bene, no? E così era anche Dalton, no? Ecco, certamente però contribuivano molto i suoi studi in campo meteorologico.
Allora, Mälzel sempre in questo volume di una limpidezza esemplare, che è un piacere anche proprio rileggere, non solo leggere, dice: quindi il valore della sua teoria sta interamente nella sua connessione con le conoscenze chimiche del tempo. Cioè lui fu capace di collegare le conoscenze chimiche del suo tempo con la teoria atomica di Democrito. Capito? Ecco, non è poco, perché lui aveva capito che, non so, gli atomi dell'idrogeno sono diversi dagli atomi dell'ossigeno, ma fra loro sono tutti uguali, quelli di idrogeno, e fra loro sono tutti uguali quelli di ossigeno, quelli dell'idrogeno sono diversi da quelli dell'ossigeno. Ecco, come risultato dell'applicazione di queste conoscenze venivano attribuiti agli atomi particolari proprietà e venivano determinate le mutue relazioni di queste proprietà. Però, appunto, come si diceva all'inizio, qui anche se lui era autodidatta, anche se lui non gli importava granché di quello che pensavano gli altri, anche se in sostanza era un individuo isolato, però c'era anche qualcun altro che si muoveva, diciamo, sulla scena culturale, scientifica europea. Ecco, certamente, Proust, il francese Proust. Infatti il francese Proust in realtà arriva a quella che è la legge delle proporzioni definite allo scadere del Settecento. Con quella che è chiamata legge delle proporzioni multiple, Dalton arriva nel 1808, però con dei passi in avanti rispetto a Proust. Proust, anche lui, si basa sull'esperimento e si basa su ricerche che aveva compiuto personalmente in merito ai sali di rame, le diverse proporzioni. Ecco, abbiamo detto che Dalton lavorava soprattutto sotto l'egida, quindi non aveva più i problemi di andare a insegnare a scuola, eccetera, eccetera, arrangiatevi, io mi mantengo dando lezioni private e poi dopo faccio le mie cose presso la società scientifica e letteraria. Ecco, e pubblica man bassa nei primi anni dell'Ottocento. Vedete, sono più di una decina sicuramente le comunicazioni scientifiche, adesso il numero me lo sono scordato in questo momento, ma due delle più interessanti sono queste qua, una fu letta nel 1802, ma badate che nello stesso anno 5 o 6 venivano fuori, no? Poi naturalmente furono pubblicate qualche anno dopo. Ecco, vedete, che tipo di misurazioni faceva? Adesso qui, non aspettatevi, qui c'è, lui metteva gli elementi dei fluidi elastici, ci metteva anche l'ammoniaca, il gas nitroso e così via. Allora cominciò a ragionare sulla diversa densità di queste, chiamiamole, sostanze, no? Sulla diversa densità. Quello fu il punto più importante di osservazione. E vedete, l'idrogeno intanto dà un valore convenzionale al peso di un atomo di idrogeno, poi il peso di 100 pollici cubici, densità, il diametro di un atomo calcolato per via indiretta facendo la radice cubica, eccetera, eccetera, perché aveva in qualche maniera equiparato l'atomo a una sfera, quindi avevano tutte quella forma. Ecco, il numero di atomi in un dato volume e così via. Ecco, queste sono tabelle originali del suo libro più famoso, di cui parlerò tra un po'. Mi piace sottolineare quella nota lì riguardante l'acqua, dove c'è un asterisco che dice: io credo che 197 invece di 200 sia più vicino alla verità. Ecco.
Come arrivò alle sue conclusioni? Beh, intanto ci si può risalire anche tramite i suoi appunti che si conservano tuttora, dove sono mostrati anche i diversi simboli. Ecco, anche questo passaggio al simbolismo chimico, chiaro che anche altri in passato ci avevano provato a introdurre, però insomma non avevano avuto un gran successo, insomma, adesso senza andare a cercare i simboli un po' stravaganti degli alchimisti, però anche dopo c'era qualcuno aveva in qualche maniera pensato al simbolismo. Ecco, io volevo anche soffermarmi un momentino su queste misurazioni. Questo è un lavoro del 2003 in cui sono confrontati i valori sperimentali, diciamo, di analisi di effettuate da Dalton, confrontati con valori moderni, no? Per esempio ossido di nickel, vedete Dalton, parti di ossigeno in 100% di metallo, 27,3. Adesso chiaramente per fare queste tabelle l'autore sarà andato a prendere i valori migliori, però insomma non è male con i mezzi di allora. Allora, quindi le sue osservazioni erano basate su strumentazioni estremamente semplici, fatte in casa, se si può dire, no? Fatte direttamente da lui. E si teneva un po' tutto per sé, va bene, leggeva le cose alla società letteraria, ma insomma tutto finiva un po' lì. Qualcuno però pensava che lui dovesse, come si suol dire, muoversi un po' di più, e che bisognasse che si facesse conoscere, perché aveva capito l'importanza di quello che aveva fatto. E uno dei primi fu Thomson. Thomson nel System of Chemistry, in 5 volumi, ecco, quella lì ha la copertina non della prima edizione, la prima edizione è del 1808, vedete, quella lì è 1808, a un certo punto parla proprio di Dalton, mette dentro le idee di Dalton, naturalmente non è che se ne appropria, dice, badate, c'è questo autore che secondo me è uno di quelli che ha capito meglio come vanno le cose, che dice questo e quest'altro, se tutto sarà confermato qui siamo di fronte a una grande novità. Quindi è Thomson che fa conoscere attraverso il suo trattato al mondo scientifico quella che possiamo chiamare la teoria atomica di Dalton nella sua connessione con i fatti sperimentali. Ecco, e difatti poco dopo, e forza di spingere, si decide a pubblicare il New System of Chemical Philosophy. L'introduzione al libro è un piacere leggerla, perché insomma, mi hanno convinto a scrivere questo libro, pensavo di fare un solo volume, poi dopo no, c'era troppa roba, adesso ho dovuto fare un altro volume, insomma erano previsti 4. Io conosco i primi 2 perché sono si possono anche acquistare anche adesso in riproduzione, no? Quindi naturalmente, come tutti quelli che risalgono alle fonti originali, se uno prende in mano questo libro o lo legge, insomma è un po' dura, perché è tutto un sistema anche, come dire, di ragionamento cioè non è lo stile dei testi scientifici attuali, no? Ben strutturati, ecco. Però insomma da lì si imparano molte più cose rispetto a quello che si sente dire su Dalton. Ecco,
Io ho scelto alcuni punti che secondo me sono essenziali. Per esempio nel New System of Chemical Philosophy, parte prima, capitolo secondo, la pagina, concedetemi, non ce l'ho scritta, ma insomma, siamo nel capitolo secondo della parte 1, c'è questa espressione molto, molto illuminante. Allora, lui dice: queste osservazioni hanno tacitamente condotto alla conclusione che sembra universalmente accettata che tutti i corpi di grandezza sensibile, tanto liquidi che solidi, siano costituiti di un gran numero di particelle estremamente piccoli o atomi di materia, legati insieme da una forza di attrazione più o meno potente secondo le circostanze. Quindi è universalmente accettato più o meno che sia così. Ma cosa aggiunge? Aggiunge praticamente questa osservazione. Dice: lo sappiamo tutti, ma non sappiamo mettere in pratica questa conoscenza. Dice: voglio mostrare che finora non ne abbiamo fatto uso e che la conseguenza di averla trascurata consiste in una visione oscura della vicenda chimica, che diventa ogni giorno più oscura in proporzione della nuova luce che vorrebbe caderci sopra. Queste tre righe e mezzo, secondo me, sono straordinarie. Un autodidatta, cresciuto nel villaggio, eccetera, eccetera, che faceva lezione nella scuola dei ragazzi, che dice: ma insomma, finora abbiamo... non abbiamo illuminato la chimica alla luce di queste conoscenze così antiche. Ma com'è possibile, insomma? Ecco, allora, ecco perché ho scritto il libro. È uno degli intenti maggiori di quest'opera, scrive sempre Dalton, dimostrare l'importanza e il vantaggio dell'accertamento dei pesi relativi delle particelle ultime. Vi ricordo che le particelle ultime sono gli atomi, tanto dei corpi semplici come di quelli composti. Qui c'è la confusione perché il concetto di molecola non c'è, capito? E dopo lì c'è il discorso Cannizzaro e compagnia bella. Il numero delle particelle elementari che costituiscono una particella composta e il numero di particelle meno composte che entrano nella formazione di una particella composta. Insomma, un discorso un po' complesso, ma questa è la cosa. Allora, qual è la conclusione riassuntiva di tutta questa vicenda? Scrive: 1. La materia è costituita da minuscole particelle o atomi. Primo. 2. Gli atomi sono indivisibili e non si possono creare né distruggere. 3. Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno lo stesso invariabile peso. Questa a noi sembra una roba scontatissima. Ma non lo è. Ma lui nel ragionamento dirà: ma se noi prendiamo la specie acqua da varie parti, la analizziamo, è sempre uguale la densità? Se è sempre uguale la densità, vuol dire che le particelle pesano tutte uguali, no? Misure di densità. Gli atomi di elementi diversi hanno peso diverso, le particelle di un composto contengono un numero fisso di atomi degli elementi costituenti, il peso di una particella è la somma dei pesi degli atomi. Se due elementi danno origine a più composti e si sono presenti in ciascuno di essi il rapporto intero, più o meno questo l'aveva già capito Proust, il peso di un atomo di un elemento è lo stesso in tutti i suoi composti, la composizione di A con C si può dedurre dalla composizione di ciascuno dei due con B, se è noto un solo composto fra A e B si tratta di A più B, altrimenti sia 2A più B oppure 2 più 2B, questa è praticamente, sta venendo fuori la cosa delle proporzioni multiple, se è noto, questo l'abbiamo già detto, è una ripetizione, se un composto è costituito da MA più NB, i pesi relativi degli atomi si possono derivare dall'analisi, eccetera, eccetera, insomma, via discorrendo. Ecco, allora, lui è dopo tutte queste misurazioni, lui s'azzarda a fare una specie di, chiamare tabella dei pesi atomici è un po' troppo, però insomma questa tabella comparativa dei pesi, prendendo l'idrogeno come riferimento. La simbologia è fatta di cerchietti, con un disegnino in mezzo, lui vuole essere molto semplice, quindi abbiamo sopra i singoli, sotto
la fila dei binari, costituiti da A e B, poi dei ternari, poi dei quaternari e così via. Quindi viene una specie di gioco, di composizione che, insomma, rispetto, se voi vedete anche i soli simboli che circolavano ai tempi di Lavoisier, sono un po', insomma, non sono chiari per niente. Io mi sono già scordato, insomma, anche se poi ho visto delle cose del tempo. Ecco, non solo, ma per alcuni mette la lettera iniziale, e quindi allora per il ferro I, per lo zinco Z, per il rame C, eccetera, eccetera. Ecco, tra un po' comparirà sulla scena il signor Berzelius, il quale invece dirà, ma che, facciamo più, semplifichiamo ancora. Allora, ogni elemento lo chiamiamo con la prima lettera del nome latino. Se ce ne sono due uguali, ci mettiamo la seconda lettera. Questa è la rivoluzione, che non è da poco, di Berzelius. Dopo vedremo nell'ultima diapositiva, sto per arrivare, che quando Dalton sentì parlare dei simboli di Berzelius, si arrabbiò, dice, ma questa è roba da matti. Insomma, uno studente non imparerà mai questa roba, insomma, non imparerà mai questi simboli. Poi dopo tutta questa roba, questi simboli sono come nuvole che offuscano la teoria atomica. Quindi, insomma, anche se Berzelius fu tra i primi ad accettare la teoria di Dalton, lui non lo ripagò tanto volentieri. Insomma, era diventato parecchio conservatore, come molti vecchi, insomma, ed era molto affezionato alla sua idea del mondo e faceva fatica ad accettarne una nuova, anche se poi, come sappiamo, praticamente i simboli di Berzelius, con qualche modifica, sono diventati quelli che sono ancora in auge, no? dopo quasi tre secoli, insomma. Allora quindi è trionfo, tutti d'accordo? No. Molti anni dopo, dopo la morte, siamo nel 1872, ancora si discute di intorno ad Dalton. Era una discussione un po' di lana caprina, come per adesso, come per altri versi ci sono anche adesso, no? Cioè, questa qua è una legge o è una teoria, quella di Dalton? È una legge o una teoria? Perché sono due cose diverse, capito? Noi chiamiamo la legge delle proporzioni multiple, ma è una teoria che deriva da una visione anche del mondo, cioè è una cosa che si può prevedere anche a tavolino, non importa farlo sperimentalmente. E insomma, ci sono queste belle discussioni, io mi sono anche un po' divertito per quello chiamato poi l'atomo offeso. Ci ho pensato molto prima di scegliere l'aggettivo, perché il termine inglese non è così. Però per renderlo in italiano ci ho pensato giorni, ma insomma mi sembrava il più adatto. La discussione si svolge sul Chemical News. L'editore è Crookes, che è quello dei tubi, tanto per intenderci. Ecco, e si svolge fra questo signore, che è quello che ha preparato l'eroina, insomma, qualcuno la prima volta l'ha preparata, ecco, è un chimico inglese, che è quello che ha preparato l'eroina, e quest'altro, che è sempre un chimico inglese. Ecco, allora, vedete, questa qua è una lettera all'editor di questo giornale, comincia con Sir, e c'è, non so se lì si vede, è firmata con uno pseudonimo, è firmata con uno pseudonimo, Enegrived Atom, insomma, l'aggettivo è quello lì. Io ho pensato che quel termine italiano che rendesse di più fosse l'atomo offeso, perché si poteva dire anche l'atomo risentito, ma risentito la gente non capisce subito cosa vuol dire, offeso lo capisce. Finisco appunto facendo vedere che questo grande studioso, con tutti questi meriti, come tutti i grandi studiosi che hanno tanti meriti,
ogni tanto si sbagliava anche lui, ogni tanto aveva i suoi difetti umani come hanno tutti, quindi non bisogna mai per questo anche trasformare in divi gli scienziati o in persone al di sopra degli altri, no? Degli altri. Spero di spiegarmi. Allora, a proposito di Berzelius, appunto, questi simboli sono orrendi. Un giovane studente di chimica potrebbe imparare prima l'ebraico prima di prendere confidenza con loro. Ecco, scoraggiano praticamente chi impara e sono come una nuvola che, insomma, offusca la bellezza e la semplicità della teoria atomica, che logicamente è la mia. Ecco, questo è un po' tutto. Chiedo scusa se ho un po' travalicato. No, no. Spero di avervi divertito, se non altro. Domande le facciamo dopo o c'è qualcuno che ne vuole fare qualcuna subito? Facciamo dopo Antonio? Ci riposiamo un pochino? Va bene, allora a dopo. Facciamo l'intervallo. Allora, volevo dire qualcosa di Antonio Testoni, anche per chi non era presente lo scorso anno. Antonio Testoni, insegnante di chimica all'ITI Carpegiani di Ferrara, e si occupa da molto tempo di didattica e insegnamento della chimica e fa parte come me del gruppo di sperimentazione e ricerca didattica del CIDI di Firenze, che è presieduto da Carlo Fiorentini, nonché della divisione di didattica della Società Chimica Italiana. Qui avrete visto anche oggi Giovanni, che è con noi. Quindi Antonio ci farà una trasposizione didattica di Dalton, cioè della teoria atomica di Dalton, e qui già nel titolo do una un'interpretazione, dico bene. E ovviamente gli aspetti storici sono considerati fondamentali, ma non ci viene calcata la mano così come ha fatto Marco Taddia, e viene visto appunto il tutto in chiave didattica. Comunque ora ce ne parla Antonio. Allora, prima diciamo di entrare nel merito delle proposte che andremo a presentare, diciamo così, facciamo un po' una premessa che in parte si ricollega a quello che ha detto appunto il professor Taddia e in parte si ricollega anche a quello che è stato detto nell'incontro precedente con il professor Fiorentini e il professor Villani, ecco, in modo da trovare almeno, diciamo così, un filo conduttore unico. Quindi quello che mi accingo a presentare appunto è appunto un percorso didattico che riguarda appunto l'atomismo, ecco, una parte, ecco, di questo percorso, perché appunto il percorso intero è abbastanza lungo, chiaramente complesso. E questo chiaramente è rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado, quelli che affrontano, diciamo così, la prima volta appunto questo argomento. Questa proposta si sviluppa innanzitutto tenendo appunto nella dovuta considerazione quella che è la storia della scienza, cioè la storia della chimica, che d'altro canto rappresenta un po' il filo conduttore, ecco, di questi incontri. E quindi, ripeto, mi ricollego con quello anche che è stato già detto nell'incontro precedente, nel senso che puntualizzo alcuni aspetti, ecco, nel senso che noi riteniamo che fondamentalmente dare i risultati della scienza senza il complesso dei procedimenti che vi hanno condotto vuol dire snaturarne il senso e travisarne il significato. Significato che può essere compreso nella misura in cui io ricostruisco i contesti teorici e sperimentali all'interno del quale questi concetti sono nati. In altre parole, un insegnamento scientifico
che non riesca a far cogliere nei concetti scientifici fondamentali la dimensione dell'ipoteticità, cioè il fatto che i concetti sono delle risposte a determinati problemi, sia teorici che sperimentali, secondo noi non permette la loro effettiva comprensione. E dico anche un'idea, un'immagine distorta di scienza, dove fra l'altro la creatività e l'immaginazione sono ridotte a poca cosa, quando invece la creatività e l'immaginazione sono una dimensione essenziale della scienza. Senza creatività, senza immaginazione non c'è arte, ma non c'è neanche scienza. Quindi a tal riguardo io vorrei iniziare questo incontro riportando una interessante riflessione, non di un chimico ma di un fisico, che è Feynman, che fece in risposta a una domanda se vogliamo molto curiosa ma intrigante. E la domanda è questa. Dice, se la domanda che gli è stata posta appunto è questa, dice, se in un cataclisma andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive, quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni nel numero minimo di parole? La risposta di Feynman è netta, chiara, ed è questa. Io credo che sarebbe l'ipotesi atomistica, o il fatto atomico, o comunque vogliamo chiamare, secondo cui tutte le cose sono fatte di atomi, piccole particelle, quindi parla di particelle, non di funzioni d'onda, che si agitano con moto perpetuo, attraendosi quando sono un po' distanti una dall'altra, ma respingendosi quando sono schiacciate una contro l'altra. In questa singola frase c'è un'enorme quantità di informazione sul mondo che ci circonda, se soltanto ci si riflette sopra con un po' di immaginazione. E questo, diciamo, ci introduce a quello che è proprio l'argomento di questo incontro, che è appunto l'atomismo. L'atomismo che rappresenta appunto il cuore della chimica moderna. Termini come atomi, molecole, formule sono ormai inscindibilmente legati a questa disciplina e il loro significato chiaramente va ricercato all'interno di quelle teorie che hanno permesso la nascita e lo sviluppo della chimica stessa. Dal punto di vista didattico questa è una questione che è fondamentale, perché il significato di un termine, di un concetto è strettamente legato alla teoria a cui si riferisce, quindi diventa cruciale la scelta del livello a cui trattare questi argomenti quando ci si rivolge a studenti che per la prima volta affrontano appunto lo studio della chimica in modo sistematico. Esaminando i libri di testo normalmente in uso nella scuola secondaria e superiore, questo argomento, si nota che questo argomento viene trattato partendo non tanto dalla teoria atomista, ma dalla struttura atomica, cioè da come è fatto l'atomo. La teoria atomistica daltoniana, la teoria atomistica daltoniana viene considerata ormai una teoria obsoleta, una sorta di reperto archeologico sulla quale non vale la pena soffermarci più di tanto. Una mezza paginetta, qualcosa, due al massimo, ma ben poca roba. Si passa subito a tutto il resto, tutta l'orbitaleria e così via. Invece noi riteniamo che sia proprio l'atomismo daltoniano la teoria di riferimento, la teoria più importante, proprio per introdurre i ragazzi all'ineffabile mondo degli atomi, delle molecole, delle formule. Atomi, molecole e formule, appunto, che nella chimica contemporanea sono ormai intrisi, impregnati del linguaggio proprio della meccanica quantistica e quindi hanno un significato che non solo è molto diverso, ma anche un livello di complessità, di astrazione molto maggiore rispetto a quello che è della chimica, rispetto a quello che è la chimica classica. E quindi anche difficilmente comprensibili a chi non ha solide basi sia di matematica che di fisica. Al contrario, la teoria atomistica daltoniana invece rappresenta, secondo noi, un modello. Offre un modello che per semplicità e potere esplicativo è unico e insostituibile. Come del resto afferma un altro grande della scienza, che è appunto Jean Perrin, in uno dei suoi libri, diciamo, i suoi lavori più famosi, al titolo proprio Les Atomes. Ed è molto bello questo passaggio, e lo riporto interamente. Dice Perrin, se studiamo una macchina, facciamo del nostro meglio per osservare con cura i pezzi visibili, ma cerchiamo anche di immaginare quali ingranaggi, quali organi nascosti spieghino i movimenti. Così,
immaginare l'esistenza, le proprietà di oggetti che sono ancora al di là della nostra conoscenza, e questa è bellissima questa frase, spiegare il visibile complicato per mezzo dell'invisibile semplice, ecco la vera forma di intelligenza intuitiva alla quale, grazie a uomini come Dalton, noi dobbiamo l'atomistica. Quindi spiegare il visibile complicato attraverso l'invisibile semplice. Ecco, questa è la vera e propria autentica chiave di lettura dell'atomismo daltoniano dal punto di vista didattico. Anche se ormai abbiamo a disposizione strumenti che ci permettono di, fra virgolette, vedere atomi e molecole, non dobbiamo mai dimenticare che atomi e molecole sono stati visti prima di questi strumenti. Senza questo prodigioso atto creativo, perché di questo si tratta, nessuno strumento avrebbe portato l'uomo a pensare, immaginare la materia dal punto di vista atomico molecolare. E questo è uno dei passaggi chiave, fondamentali dal punto di vista didattico, per impostare proprio un insegnamento e apprendimento basato non solo sui prodotti, ma sui processi appunto di costruzione della conoscenza. Processi che non possono non tener conto di quelli che sono gli aspetti culturali, storici e filosofici. È chiaro che questo cosa significa dal punto di vista didattico? Tutto questo non significa sostituire l'insegnamento della chimica con la storia della chimica, significa invece utilizzare momenti e aspetti della storia e dell'epistemologia particolarmente adatti per ricollocare problemi, ipotesi, soluzione nella giusta cornice. Noi riteniamo che senza la ricostruzione didattica di questo contesto, contesto problematico, ripeto, sia teorico che sperimentale, termini come teorie, concetti, eccetera, rimangono per i ragazzi privi di significato. Sapere che le cose vanno in un certo modo è cosa ben diversa dal capire perché pensiamo che, quindi da qual è l'origine della nostra la nostra conoscenza. Ignorare tale prospettiva porta indiscutibilmente a banalizzare, a semplificare conquiste del pensiero umano, tanto importanti e mirabili come quelle appunto di cui stiamo discutendo. E conseguentemente, ripeto, a trasmettere un'idea di scienza, ma direi di cultura, che è distorta e che riduce, ripeto, fra l'altro, la creatività e l'immaginazione a ben poca cosa, quando invece il momento dell'immaginazione è, creativamente parlando, fondamentale, centrale appunto sia nelle arti, nella letteratura, ma anche nelle scienze. E per citare un altro grande chimico che è Perutz, Perutz diceva appunto: la scienza è come un'arte e in conformità con ogni attività creativa ha bisogno dell'immaginazione. Quindi conoscenza e immaginazione sono appunto due aspetti inseparabili dell'esperienza intellettuale dell'uomo. La natura è caotica e creare significa trovare un ordine in ciò che è disordinato, trovare somiglianze, strutture nascoste e così via. E per questo l'atto creativo non è mai disgiunto dall'immaginazione e per gli esseri umani le immagini più importanti sono simboli astratti, come ad esempio le parole e i numeri. È il simbolo, e qui cito un altro grande che è Bronowski, dice: è il simbolo lo strumento che dà all'uomo il suo potere. Lo strumento è lo stesso sia che i simboli siano immagini o parole, segni matematici o mesoni. È questa una facoltà prettamente umana, è la radice comune dalla quale sgorgono, crescono, fioriscono scienza, arte e letteratura. E quindi il mondo stesso della cultura chiaramente è un prodotto dell'immaginazione e della creatività che su questa chiaramente si fonda. E questo vale anche per la scienza. La scienza in fondo è un faticoso processo di orientamento che ha come momenti decisivi l'anticipazione ipotetica e la continua rimessa in discussione delle conclusioni a cui siamo arrivati, per riformulare altre ipotesi, per interpretare sempre più a fondo la realtà. Ed è proprio appunto in questo metodo, se di metodo proprio vogliamo parlare, che la scienza rappresenta lo strumento più potente inventato all'uomo per mettere ordine e regolarità nel caos dei fenomeni. Quindi interrogarsi sul modo in cui l'uomo dà un senso al mondo e come cultore delle varie discipline, no, si interessano delle cose che riguardano gli uomini, sono problematiche che secondo noi vanno legate anche a quello che è un insegnamento scientifico. Quindi bisogna impostare, dal nostro punto di vista, un insegnamento che crei occasioni e lasci spazio per chiaramente
sviluppare, scusate, tali riflessioni. Detto questo, vorrei ritornare, diciamo così, mi ricollego adesso a quello che è stato detto precedentemente, quindi contestualizzare ancora di più questa introduzione, e cioè occuparsi più direttamente della teoria atomistica daltoniana, no? E quindi mi ricollego con quello che ha detto il professor Taddia, no? In fin dei conti, qual è la grande novità dell'atomismo daltoniano che ne fa in ogni modo una delle teorie più importanti, chiaramente, della chimica? Beh, innanzitutto la grande novità dell'atomismo, come è stato detto prima, è interpretabile, spiegabile in base a che cosa? Alla rivoluzione che Lavoisier ha introdotto nella seconda metà del Settecento, chiaramente, nella chimica, ecco. La legge di conservazione della massa, nuove idee alimento, ecco, non riprendo tutto quello che è stato oggetto dell'incontro precedente. La legge di composizione, come si diceva, delle composizioni costanti di Proust, eccetera, costituirono indubbiamente, indiscutibilmente, le premesse necessarie per la nascita dell'atomismo. Dalton dà un'importanza fondamentale agli elementi di Lavoisier, contrariamente a tanti altri chimici del tempo, in quanto, come è stato detto, appunto, lui considera gli elementi di uno stesso elemento uguali e diversi da elemento a elemento, diciamo così, sia dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto, e qui viene la grande intuizione, dal punto di vista quantitativo. Ecco, questo è infatti il fondamento della nuova, diciamo così, della nuova teoria daltoniana, consiste proprio questo, nell'ipotesi che ci sia una relazione molto stretta, una relazione stretta relazione fra la composizione ponderale dei composti e il peso atomico degli elementi che compongono appunto questi composti, degli atomi, degli elementi che compongono appunto questi composti. La prima tabella dei pesi atomici, va bene, con tutte le approssimazioni che possiamo fare, appunto venne pubblicata da Dalton in primi dell'Ottocento, insomma l'abbiamo vista prima con il professor Taddia, e diciamo così, il procedimento che Dalton utilizzò, e su cui dopo ci soffermiamo, che utilizzò per ricavare i pesi atomici, questo procedimento geniale rappresenta ancora oggi, secondo noi, un percorso esemplare per ricavare appunto che cosa? Il concetto di peso atomico. E questo è estremamente importante proprio in un momento in cui viene chiesto al ragazzo un notevole sforzo di astrazione per immaginare un mondo molto diverso, un mondo distante, un mondo che è invisibile e dove i punti di contatto con la realtà sono tutt'altro che ovvi e intuitivi. Per cui è chiaro che a questo punto il richiamo alla creatività, all'immaginazione è d'obbligo. È chiaro che la creatività, si dice, la creatività, su questo ci troviamo completamente d'accordo con Antiseri, quando dice che la creatività, tutto sommato, non può essere insegnata, ma la si può favorire se, come dice Antiseri, faremo capire ai nostri allievi, come insegna la storia della scienza, che la via della verità è la medesima di quella dell'errore commesso e poi eliminato. Pertanto in questa fase non ci si deve tanto preoccupare di quei pesi atomici e di quelle formule che oggi consideriamo sbagliati, ma che costituirono per quel tempo un riferimento assolutamente importante per coloro che iniziarono un percorso estremamente complesso, che è stato continuamente rivisto, rimesso in discussione, fino ad arrivare, diciamo così, alla moderna teoria atomico-molecolare. Ciò che più importa dal punto di vista didattico sono i procedimenti, le strategie messe in atto dai Dalton, dai Berzelius, dagli Avogadro e via discorrendo, per raccordare atomi, molecole, formule e sostanze. E il riconoscimento di questa storicità, dal punto di vista sempre didattico, è fondamentale se vogliamo costruire quel mondo possibile, perché di questo si tratta, che non solo è stato immaginato, ma è stato continuamente rivisto e continuamente è stato, diciamo così, sottoposto alla prova dei fatti. Oltretutto non dimentichiamo che se viene a mancare l'ambito più concreto, proprio del canone interpretativo classico, ben difficilmente il ragazzo riuscirà a raccordare macro e micro,
Ben difficilmente il ragazzo riuscirà a comprendere che macro e micro sono due livelli distinti di organizzazione e di descrizione della materia, che sono sì in relazione fra di loro, ma non sono riducibili l'uno all'altro. Quindi va comunque sottolineato una cosa, che dal punto di vista didattico condurre i ragazzi a pensare le reazioni in termini atomico-molecolari è una questione complessa e del tutto aperta. Le difficoltà maggiori per chi affronta per la prima volta questi argomenti sono dovute al fatto che deve interpretare ciò che viene percepito continuo in termini di discontinuità, laddove però la discontinuità è intesa non solo da un punto di vista qualitativo, ma da un punto di vista quantitativo. È la quantificazione dell'infinitamente piccolo il vero e proprio ostacolo cognitivo ed epistemologico che l'uomo ha sempre incontrato e continua a incontrare nella sua storia. E proprio per questo ciò che più importa non è tanto trattare le teorie più recenti, ma quelle che sono più comprensibili, più vicine allo sviluppo cognitivo del ragazzo, quelle che effettivamente sono in grado di incrementare la sua capacità di interpretare i fenomeni, senza che queste vengano prese però come verità immutabili, assolute. Quindi non tutto è subito, ma gradualità e lentezza, una lentezza necessaria appunto per pensare, ragionare, capire. Solo così l'insegnamento scientifico può pensare, ecco, di essere una vera propria palestra di razionalità. Diversamente vengono meno le condizioni, non solo per costruire competenze, non solo, ma una vera e propria cultura, una vera e propria cultura scientifica, una cultura appunto che si basa su un tipo di ragionamento logico astratto. L'ultima questione, e poi entriamo nel merito dei percorsi, è questo, che quando si va a strutturare un percorso didattico, a pensare, strutturare e quindi mettere a punto un percorso didattico, due sono gli aspetti secondo noi fondamentali che vanno tenuti contemporaneamente in considerazione, proprio per non svilire qualsiasi tentativo chiaramente di rendere l'insegnamento scientifico significativo. Cioè, uno, da una parte, diciamo così, vi è la necessità di impostare un insegnamento, diciamo così, centrato sul fare significato, nel senso che abbiamo detto finora. Quindi deve essere situato, contestuale, problematico, riflessivo, metacognitivo. Dall'altro, però, bisogna anche costruire gradualmente un sistema teorico, quindi un insieme strutturato di conoscenze che dia ordine e senso alle conoscenze specifiche. A titolo esemplificativo vediamo adesso quello che sostanzialmente, diciamo così, perché il problema adesso qual è? Come tradurre tutto questo dal punto di vista di pratica didattica, del cosa si fa in classe. E niente, presento, ora questo lo chiudiamo. E quindi presento diciamo così due aspetti, ecco, sicuramente. Diciamo così, la parte più importante è questa, cioè la costruzione del concetto di peso atomico. Quello che vedrete non è altro che, diciamo così, in un certo modo la contestualizzazione didattica del percorso che troviamo sul testo di Dalton che citava prima, sul New System. Ecco. Certamente è un riadattamento, lieve riadattamento, quindi prendendo anche i dati che aveva a disposizione Dalton. Quindi come fa Dalton sostanzialmente a ricavare i pesi atomici relativi degli atomi? Allora, prendiamo il caso particolare dell'acqua, no? Quindi l'acqua formata, ormai questo si sapeva, di idrogeno, ossigeno, Lavoisier su questo aveva lavorato parecchio, e dell'acqua si sapeva anche la composizione. Composizione che tutto sommato era una composizione ritenuta costante, anche se Lavoisier non era su questo molto, però nel caso di alcune sostanze come l'acqua, anche lui era convinto che la composizione dell'acqua dovesse essere sempre quello. Quindi Dalton si basa su quei dati. Allora, il punto di partenza qual è? Il punto di partenza consiste appunto questo, nell'ipotizzare che una data quantità di acqua sia costituita da un numero finito, seppur grande, di piccolissime particelle. Vabbè, adesso le pariamo molecole, anche se molecole è un termine che Dalton appunto non utilizzava. Però, insomma. La seconda ipotesi è questa,
consiste appunto nel supporre che le particelle, le molecole di acqua siano tutti uguali. E questa ipotesi, appunto, secondo Dandolo, è una conseguenza del fatto che l'acqua risulta avere una composizione, appunto, costante. Questa seconda ipotesi, che Dalton applica a tutte le varie sostanze, è strettamente, in questo caso, connessa, ovviamente, a quella che abbiamo chiamato la legge di Proust, no? Dopodiché, che tipo di calcoli vengono fatti? Allora, qui abbiamo preso come esempio 100 grammi di acqua, no? Se si prendono 100 grammi di acqua, quelli che vedete appena presente sono è la composizione dell'acqua, i dati che utilizzò appunto Dalton stesso. 100 grammi di acqua, quindi 87,4% è l'ossigeno e l'idrogeno 12,6%. Dopodiché, se indichiamo con X appunto le molecole di acqua corrispondenti a 100 grammi, ed effettuiamo i seguenti rapporti, quindi 100 diviso x, 87 e via discorrendo, abbiamo questa equazione. Chiaramente noi non conosciamo, non conoscendo x diventa praticamente impossibile poi ricavare, ovvio, il peso non solo della quella che oggi chiamiamo la molecola d'acqua, ma anche della particella di ossigeno e della particella di idrogeno. Comunque, se io faccio il rapporto fra 87,4 diviso x diviso 12,6 grammi diviso x, invece arrivo a ottenere il rapporto di questi due numeri, 87,4 e 12,6, che viene circa 7. E cosa sta a indicare questo rapporto? Il rapporto fra il peso dell'ossigeno contenuto appunto in una molecola d'acqua e il peso dell'idrogeno in una molecola d'acqua. Ma è chiaro che questo, detto questo, non è che andiamo avanti più di tanto. Qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale qual è? È quanti atomi di idrogeno e di ossigeno si combinano per formare una molecola d'acqua. Questo è il grosso problema, l'enorme problema, che Dalton non riuscì ovviamente a risolvere. Lo affrontò, certamente. Lo affrontò facendo delle ipotesi. Delle ipotesi. E l'ipotesi qual è? L'ipotesi è quella che qui abbiamo chiamato il principio della massima semplicità. Si fa un'ipotesi di questo tipo. Dato che l'unico composto che si conosceva al tempo, appunto, era fra idrogeno e ossigeno, è l'acqua, lui ipotizza che cosa? Che un atomo, una particella di idrogeno si combini con una particella, chiaramente di ossigeno. Questo è il New System, è la parte nel New System dove lui esplicita questa sua ipotesi, qui se ci sono due corpi A e B, eccetera, eccetera, quindi se, e vabbè, insomma, lo vediamo qua, e quindi, primo punto, dice, quando una sola combinazione di due, vabbè, in questo caso due elementi, mi danno praticamente un composto, allora a questo punto io lo considero come binario, quindi formato da uno e uno. Vabbè, e poi via via fa l'altro elenco, quello che aveva anche presentato per sorta Dia. Ma allora, a questo punto, quel rapporto che abbiamo ricavato, se è vero questo, cioè che, ripeto, quel rapporto che è circa uguale a 7, sarà anche uguale che cosa? Al peso di un atomo di ossigeno fratto che cosa? Il peso di un atomo di idrogeno. Quindi, il peso dell'ossigeno viene a essere che cosa? 7 volte quello dell'idrogeno. A questo punto, se l'idrogeno convenzionalmente assegniamo peso atomico convenzionalmente 1, è ovvio che in questa ipotetica scala dei pesi atomici l'ossigeno viene a essere appunto avere un peso atomico che è uguale a 7. E in questo modo Dalton ricava i pesi atomici di diversi elementi. Ovvio che se non si combinano con l'idrogeno, sicuramente qualcosa si combineranno con l'ossigeno, poi con l'ossigeno posso trovare altri elementi. Ovvio che la tabella dei pesi atomici e le formule sono completamente sballate, ma non certo il ragionamento, non certo il procedimento. Vediamo un altro caso che direi è più accattivante e molto più bello da un certo punto di vista. Il caso, si complica un po' le cose a questo punto, del caso dell'ossido di carbonio e dell'anidride carbonica. Perché questo è più complesso? Perché qui abbiamo due elementi, non che mi danno un composto, ma me ne danno due, che sono appunto l'ossido di carbonio e l'anidride carbonica. Ossido di carbonio e di carbonio di cui si conosceva, ecco, la composizione, non sono
chiaramente sostanze nuove. Quindi in questo caso, seguendo lo schema di Dalton, cosa abbiamo? Ci troviamo che cosa? Tre possibilità, quindi tre formule. CO, quindi che è il composto binario, quello più semplice. Poi cosa abbiamo? CO2 e C2O. Quindi abbiamo tre formule e due sostanze, due composti. Quindi il problema è decisamente più complesso di prima. Perché a questo punto quale delle tre la scarto? E quelle due che rimangono, quale assegno all'anidride carbonica e quale assegno all'ossido di carbonio? E adesso vediamo come affronta questa problematica Dalton. E questo ci apre, avevamo sentito prima, appunto alla legge delle proporzioni multiple. Appunto ci porterà, eccetera. Partiamo dalle composizioni dell'anidride carbonica e dell'ossido di carbonio. Queste sono le composizioni note al tempo. Quindi il carbonio, l'anidride carbonica 28%, l'ossigeno 72%, l'ossido di carbonio 44% e 56%. Qual è il procedimento seguito da Dalton? Dalton cosa fa? Prende in entrambi i casi la stessa quantità di uno dei due elementi. Stessa quantità cosa vuol dire in base alle sue idee, in base alla sua teoria? Vuol dire anche prendere lo stesso numero di atomi. E poi dopo cosa fa? Chiaramente 28, 72, 44, 56. Dai rapporti cosa cava? Adesso questo era fatto per gli studenti, insomma, è chiaro. A questo punto lui costruisce una tabella di questo tipo dove prende in tutti i due casi, che vediamo qui, 44 grammi di carbonio. Prende anche nel caso dell'anidride carbonica, se invece di 28 grammi, del 28%, io ne avessi 44 grammi, quanti grammi di ossigeno si combinerebbero? Chiaro, si fa un rapporto, una proporzione, è quello che è, e si trova questi dati. Si trova appunto che a parità di atomi di carbonio, l'ossigeno nell'anidride carbonica risulta essere 113,14, l'ossido di carbonio rimane 56, ma 113, eccetera, è circa che cosa? 56 per 2. E quindi questo cosa porta a dire? Porta a dire che delle tre ipotesi che abbiamo fatto prima, CO è l'ossido di carbonio, CO2 è chiaramente l'anidride carbonica. Ma il problema non finisce qua. Perché? Perché come ho fatto così col carbonio, posso fare così anche con l'ossigeno. La stessa identica cosa. Come posso prendere la stessa quantità di carbonio, posso prendere la stessa quantità di ossigeno. E se prendo la stessa quantità di ossigeno, cosa mi risulta? Vabbè, lasciamo stare i calcoli. Mi risulta questo, che a parità di grammi di ossigeno, cosa succede? Che nell'anidride carbonica ho 28 grammi e nell'ossido di carbonio ne ho 56, cioè ne ho il doppio. Quindi qui mi verrebbe da dire che cosa? Che nell'anidride carbonica chiaramente ha formula che cosa? CO. E l'ossido di carbonio ha formula C2O, come in effetti molti ritenevano a quel tempo. Quindi, a questo punto, quale delle due ipotesi, CO2, anidride carbonica, CO, ossido di carbonio, in base a carbonio costante, CO, anidride carbonica, C2O, ossido di carbonio, in base alla seconda ipotesi? Perché tutte e due sono sullo stesso piano. Quindi si pone questo problema. E come lo risolve Dalton questo problema? Questo problema lo risolve facendo che cosa? Ricorrendo alla sua, diciamo così, genialità, una genialità però intrisa di grande creatività. Lui che ipotesi fa? Fa questa ipotesi, lui ipotizza quello che verrà poi dopo, codificato appunto da Avogadro, che in volumi uguali di qualsiasi gas ci siano contenute lo stesso numero di molecole. Stesso numero di molecole. Fa questa ipotesi. Va bene? Non è che sia suffragata di chissà che cosa, però è l'unico modo per uscirne. E allora, se questa ipotesi è valida, dato che lui sa che l'anidride carbonica ha una densità che è nettamente maggiore dell'ossido di carbonio, e allora a questo punto, se è vero che ci sono lo stesso numero di molecole, vuol dire che la molecola dell'anidride carbonica peserà più di quella dell'ossido di carbonio. E se è vero questo, vuol dire che io scarto la seconda ipotesi e mi rimane solo la prima. Quindi dove la formula dell'ossido di carbonio è CO e la formula dell'anidride carbonica viene a essere CO2. Ecco, questo è un altro caso ancora emblematico di quanto sia ricca
la storia della scienza, di situazioni di questo tipo, situazioni che fanno sicuramente ragionare, senza ombra di dubbio, ma fanno anche capire che cosa, fanno anche capire una cosa fondamentale, fanno anche capire che, voglio dire, se non c'è questo quid, questo, no? Questa creatività, eccetera, determinati problemi non si risolvono mica. Un'altra cosa che vorrei, se non è tardi, vorrei porre all'attenzione è questa. Ritorno al fatto di prima. Ritorno a questa, alla legge delle proporzioni multiple, perché vorrei fare una precisazione appunto riguardo a questo, che secondo me è molto interessante, ecco, e riguarda appunto, ripeto, la legge delle proporzioni multiple. La legge delle proporzioni multiple che viene considerata una delle tre grandi leggi ponderali, no? Proporzione costante, proporzione, eccetera, eccetera, proporzione multiple. Leggi ponderali che vengono solitamente presentate come leggi di tipo induttivo. No, è l'evidenza dei fatti che mi porta a stabilire questa regolarità, no? Che tutti i composti abbiano una composizione costante, che ci sia questo e quest'altro, e via discorrendo. Ecco, questi sono alcuni dati su cui si basa Dalton quando ragiona, no? Quando mette a punto la sua teoria. E sono questi. Questi sono i dati migliori che aveva. Ecco, tanto, questo è nel caso appunto dei composti azoto-ossigeno. Ecco, come si può vedere, insomma, sì, fra il minimo e il massimo c'è una discreta diversità. Ecco, quindi dire, il fatto che questo mi confermi, da un lato, la legge di Proust delle composizioni costante o quella di Dalton delle proporzioni multiple, insomma, bisogna crederci, perché può essere così, ma può essere l'esatto contrario, ecco. E questo, su questo, secondo me, dal punto di vista didattico dell'insegnamento, bisogna che facciamo molta attenzione, perché tutto si potrà dire di queste leggi, ma sicuramente non sono leggi induttive. E questo lo sottolineo, non è tanto un parere mio, ma questo lo sottolinea, ad esempio, uno come Cannizzaro, e non solo. Cannizzaro, in un testo, in un suo articolo scritto appunto per gli insegnanti, dice questo, dice la teoria atomica, dice, non aspettò per nascere che tutte le leggi empiriche sulle proporzioni fossero conosciute in modo indipendente e denunciate con precisione. Al contrario, fu essa che ne fece indovinare e scoprire la maggior parte, fu essa che ne fece apprezzare il valore del poco che prima si conosceva su questo soggetto, fu essa infine che prestò il linguaggio per esprimere tutte queste leggi. E ancora più chiaro e esplicito è stato questo Thomas Kuhn, uno dei più grandi epistemologi del Novecento. In un suo testo, La tensione essenziale, si sofferma su una serie, vabbè, di esempi, diciamo così, tratti dalla fisica, ma anche su uno, diciamo così, anche su quello della chimica. E questa riflessione mi sembra a questo punto estremamente interessante. Kuhn dice, all'inizio del XIX secolo, i chimici non sapevano come effettuare analisi quantitativi che ponessero in evidenza le proporzioni multiple. Nel 1850 avevano imparato, ma solo facendosi guidare dalla teoria di Dalton. Conoscendo quale risultato si dovessero attendere dalle analisi chimiche, i chimici furono in grado di escogitare tecniche che permettessero di ottenerli. Di conseguenza, i manuali di chimica possono ora affermare che le analisi quantitative confermano l'atomismo di Dalton e dimenticano che storicamente le tecniche analitiche importanti sono basate sulla stessa teoria che si dice esse confermino. Prima che la teoria di Dalton fosse enunciata, le misure non davano gli stessi risultati. I numeri raccolti senza una qualche conoscenza delle regolarità da attendersi non sono quasi mai significativi di per sé. Quasi certamente essi restano solo numeri. Ecco. Io direi che ho finito. Complimenti a tutti e due, a Marco Taddia e Antonio Testoni. Facciamo delle domande, se volete.
Giovanni, parti te. Via. Alla te. Sì. Tu hai battuto molto sul quel discorso che ho fatto anche la scorsa volta su invenzione scoperta. E con qualche bella citazione, io avevo portato invece la citazione opposta di quello che diceva l'arte è fatta in un modo, la scienza è osservazione. Io credo che questo aspetto apparentemente banale è invece un punto essenziale anche didatticamente importante, cioè far capire che scoperta e invenzione sono due cose che sono insieme nell'ambito scientifico. Cioè io l'ho chiamato un'invenzione vincolata, perché è un'invenzione ma deve rispettare certi criteri per far sì che ti tornano poi le cose da voler capire, se no se te le inventi così non ti torna niente. Questo aspetto qui è secondo me un punto essenziale su cui invito voi docenti a battere molto. Perché dietro a questa apparente, diciamo, banalità che la scienza scopre e l'arte inventa, c'è un'idea scientifica che diventa dogmatica, perché una volta scoperto noi non possiamo fare nient'altro che aderire a quella scoperta e non possiamo fare nient'altro. C'è un'idea che rende la scienza noiosa, perché se non c'è niente, quel quid in più, sì, vabbè, metto là conto e alla fine viene fuori il risultato. Cioè dietro questa apparente cosa banale si nascondono tanti problemi e tanti snodi che permettono poi di insegnare anche meglio la scienza, come dice lui, contestualizzando, facendo capire che se veniva 7 e non 8 non cambia niente, perché sappiamo che 7, 8 sono diversi dal punto di vista matematico, dal punto di vista sperimentale chiaramente non gli poteva venire 1 a 8 il rapporto che dovrebbe venire per l'idrogeno e l'ossigeno, e facendo capire per esempio perché in quell'altro caso il carbonio poneva problemi, perché il carbonio ha più o meno lo stesso peso atomico dell'ossigeno e quindi anche quello crea problemi addizionali, cioè far sviscerare tutte queste problematiche, cose. Anche per esempio dei giochini banali, come dire, se io voglio sapere quanto pesa una moneta di un centesimo, come faccio a farlo? Non c'è una bilancia in grado di pesarlo. Allora se ne metto 1000 sopra e poi divido, allora può darsi che il peso lo ottengo anche senza averci la bilancia. Cioè, anche questi giochini qui aiutano a far sì che si entra nell'ottica della possibilità di fare esperimenti su un mondo che di per sé non è sperimentabile. E io invito un po' tutti quanti, a tutti i livelli, compreso noi all'università o anche nella ricerca, a essere un po' più inventivi, nel senso di rifletterci sul modo di comunicare queste cose, sul modo di portarla fuori a un pubblico di non stretti persone, stretti esperti. Ti accomodi così almeno rispondi anche. Io volevo chiedere al professor Testoni con quale classe affronta questo percorso qui. Insegno in Uniti e insegno sia biennio che triennio, perché da noi c'è anche l'indirizzo, diciamo, chimico, no? Quindi sì. Ho classi del triennio e classi del biennio. Questo è in seconda. Iti chimico. Iti, fatto Iti, però se... Sì, vabbè, è biennio, però diciamo ragazzi che hanno fatto poi un'iscrizione che prevedono di fare... Ripeto così, io da questo punto di vista non faccio distinzioni. Ok, quindi a tutte le seconde. Sia siamo in due che seguiamo questo percorso, eccetera, stiamo in chiaro. Allora, noi su questo non facciamo distinzioni. Ovvio che chi sceglie l'indirizzo, ovviamente... chimico, vabbè, è ovvio, lì come sappiamo c'è anche scienza e tecnologie applicate, per cui non ci sono 3 ma ci sono 6 ore e quindi le cose cambiano, ovviamente, però questa parte è indistintamente, diciamo, sia per gli uni per gli altri. Ovvio che quando si passa dall'acqua, per intenderci, alla CO2, qui la complessità aumenta e non di poco. Ci siamo?
Su questo, no, no, certo, questo, è chiaro. Questo deve essere... Ma e comunque c'è una buona rispondenza, cioè i ragazzi riescono a seguire questo percorso. Riescono a seguire, ripeto, la parte che crea più difficoltà è la seconda, perché lì c'è questa ipotesi supplettiva in più che deve essere fatta, cioè volumi uguali, eccetera. Questo indubbiamente, indiscutibilmente, crea dei problemi. Questo è certo. Però, ripeto, il riscontro, eccetera, noi non torneremmo mai più indietro, su questo non c'è ombra di dubbio. Perfetto, grazie mille. Non che siano percorsi esemplari, per amor di Dio, le difficoltà ci sono, eccetera. No, però, no, tra l'altro mi è sembrato un percorso interessantissimo. Cioè, ora, io un qualche anno fa ho lavorato sul lite chimico, ora lavoro su un biennio di geometri e agrari. Le cose sono un po' diverse, le ore sono un po' diverse, però per esempio il lavoro in laboratorio lo facciamo sempre, quell'ora alla settimana che dobbiamo farlo così. E mi era sembrato interessantissima questa cosa. Però, nel senso, la mia esperienza, io lo voglio dire, non ho vergogna a dire che Proust e Dalton li ho tolti dal programma per le ore che ho e per come posso impostare il laboratorio. Negli ultimi anni non l'ho fatto più, cioè lascio Lavoisier, diciamo, come pietra miliare e poi lavoro da lì in avanti. Questo niente, è una scelta culturale. Perché oggettivamente ho riscontrato che era molto difficoltoso per un certo tipo di, diciamo, di percorso culturale soffermarsi su Proust e Dalton ottenendo dei buoni risultati, cioè non raccontando solo la novella e cercando di far ricordare ai ragazzi l'enunciazione delle leggi a memoria, portandoli a assorbire un concetto vero, che lasciasse qualcosa di vero. E quindi ho fatto questa scelta negli ultimi anni. Però ecco, nel senso, poi vedo questi lavori, mi sembrano molto interessanti, sicuramente varrebbe la pena ripensare qualche anno a fare un certo tipo di reintrodurre, diciamo, questi argomenti come portanti. E quindi ci devo riflettere. No, adesso aggiungo solo brevissimamente una cosa, nel senso che non l'ho presentato perché altrimenti non rischio di appesantire troppo tutto qua, però legato a questo c'è anche tutta la parte, ad esempio, che riguarda la stichiometria. Tutti i calcoli stoichiometrici si possono tranquillamente fare senza introdurre la mole, senza niente, basandosi unicamente sul concetto di peso atomico, insomma massa relativa, introdotta da Dalton. C'è tutta questa parte e che si presta anche, diciamo così, a un'attività laboratoriale abbastanza intensa. Cioè, i ragazzi imparano a fare calcoli stoichiometrici senza usare la mole, come si faceva tranquillamente prima che la mole venisse introdotta, perché i calcoli si sono sempre fatti. Anzi, basandosi su questo capiscono meglio il concetto di peso atomico e soprattutto la sua utilità, perché alla fine cosa mi serve conoscere questi pesi qua? Devono avere anche un riscontro da questo tipo. E ti serve, ad esempio, se fai una titolazione. Tutte le titolazioni si possono impostare in questo modo, chiaro? Sì, no, sicuramente, soprattutto se uno poi ha un, diciamo, nel futuro prevede un triennio di calcoli stechiometrici. Ora, per l'appunto, nelle classi che ho io non è prevista questa cosa nel triennio, però laddove è prevista, perlomeno uno può fare tutte e due le cose e i ragazzi sicuramente escono fortificati da un percorso di questo tipo, sicuramente. Poi io volevo aggiungere che una cosa molto istruttiva è fare lo stesso calcolo che fece Dalton per l'ossigeno, considerando la molecola d'acqua H2O. Quindi in quel modo lì, facendo gli stessi calcoli, però considerando il numero di atomi di idrogeno, presenti in una molecola d'acqua il doppio, cioè invece che X, 2X, e prendendo i valori attuali che noi conosciamo della composizione dell'acqua, che sono 11,1 per l'idrogeno e quello che manca appunto per l'ossigeno, viene 16 il peso atomico dell'ossigeno, che loro possono ritrovare sulla tavola periodica.
e quindi il fatto che il valore del peso atomico relativo che è verificato anche da questo aspetto. Io volevo chiedere a te, ti torna questo modo di affrontare il problema come ha fatto Antonio rispetto a quello che hai letto, a quello che hai studiato? Devo essere sincero? Sì, certo. Mi sembra di essere un marziano un po' che è arrivato sulla Terra. È splendida, anzi complimenti, l'illustrazione di questo percorso didattico. E se Antonio, che fra l'altro è stato mio studente, ero molto giovane, però... Eravamo. e mi ricordo ancora tante cose. Quindi, a parte la brillante esposizione, ma anche il contenuto, no? Certo, perché marziano? Perché la mia esperienza di insegnamento, tranne un brevissimo periodo iniziale, appena preso la laurea, no? Era il 72. Il 72. E quindi io mi ero diplomato praticamente 5 anni prima in un istituto tecnico industriale, dove ero cresciuto ad analisi quantitative ripetute, analisi qualitative, analisi elettrochimiche, inquadrato in una specie di esercito disciplinato che doveva lasciare al termine del lavoro i banchi di laboratorio in maniera immacolata e dove ti formavi proprio anche alla pazienza della sperimentazione e così via, trovai dopo appunto 5 anni tutto cambiato. E già era difficile avere un rapporto con gli studenti. Trovai tutto cambiato. Poi dopo, diciamo così, la carriera si è svolta all'università e quindi ho solo incontrato degli studenti, diciamo, più maturi. Ora, e dopo quindi verrà anche la domanda che volevo porre ai colleghi, insomma, insegnanti. Ma, insomma, lo sapete che quasi nessuno oggi viene all'università, avendo mai eseguito, diciamo, concretamente un'analisi gravimetrica. Ma lo sapete che i ragazzi non conoscono neanche i fondamenti dell'analisi gravimetrica? Non lo so, può darsi che io sia stato, ma sono pochissime le scuole, anche tipo istituti tecnici, dove si fanno questi tipi di analisi. E lo sapete che all'università non si fanno più? Nei laboratori didattici, diciamo, dei primi anni non si fanno più, e quindi per forza i principi che importantissimi che stanno alla base dell'analisi gravimetrica non si conoscono. Ma io ho sentito dei dottorandi in chimica che non ricordano quasi, molto vagamente, quando si ricordano che cosa ha fatto Dalton, capite? Ecco, allora, quindi noi siamo di fronte a una trasformazione, secondo me, enorme. E allora la mia domanda, se mi permetto di fare, perché il gruppo che così per questo periodo sono incaricato di presiedere a livello nazionale, il gruppo di fondamenti e storie della chimica, si trova ad affrontare anche questo problema, nel senso che fra l'altro, nei nostri convegni che si svolgono, diciamo così, con cadenza biennale, ci sono
vanno sparendo le comunicazioni scientifiche sui fondamenti della chimica. Mentre si ritrova la storia, per quel po' voglio dire che si coltiva nel nostro paese, dei fondamenti non si parla più. Io mi domando perché. Mi domando anche se oggi la difficoltà di definire cosa sono i fondamenti della chimica, no? Difatti, nel prossimo convegno, questa è un'anticipazione, non è ancora partita la circolare, però ve lo dico perché magari qualcuno interessa, il prossimo convegno, che è il 17° della serie, il gruppo ha 30 anni, nel 17° convegno che si svolgerà a Roma in ottobre, dal 10 al 12 ottobre all'Accademia dei 40, io ho... già invitato una persona che è il professor Aquilanti, che è accademico dei 40, che è uno che ha sempre curato questo genere di interesse, a tenere una relazione generale sui fondamenti, per capire se i fondamenti sono sempre quelli di quanto studiavamo noi. Perché non lo so? Si chiede oggi a uno studente moderno, no, su che cosa si basa l'analisi gravimetrica, fa fatica a rispondere questo disgraziato, insomma. E magari invece ha già sentito parlare delle nanotecnologie, ha già sentito parlare di quello che citava prima Antonio di Kuhn. Io, una ragazza un giorno mi ha detto: guardi prof, io al liceo ho fatto questa tesina alla fine su Kuhn. Dico, faccio fatica a capirlo io, tante cose. A me non è tutto chiaro il pensiero dei filosofi della scienza, anche più noti. E allora, insomma, a me piacerebbe sapere, anche come anticipazione, e un po' la domanda mi è venuta anche a seguito della professoressa che ha parlato prima, no? Che ha detto, ormai non parlo più di Dalton e di Proust, ho capito bene? Ecco, allora... I fondamenti della chimica oggi, cosa sono? È chiaro che c'è stata un'espansione colossale delle conoscenze chimiche, no? Anche rispetto a quando studiavamo noi, eccetera, eccetera, no? E che se oggi uno non parla di nanotecnologie è un mentecatto, insomma, perché vuol dire che, ecco, se uno non parla di materiali speciali, eccetera, eccetera, ecco, allora, mi piacerebbe sapere come affrontate il tema dei fondamenti. Cioè, esistono delle linee guida nazionali per queste questioni? Penso di sì. Questa è una domanda, è una curiosità. È una domandona, una bella domanda. Veramente minimo, ma lo sappiamo quante ore di chimica o di scienze abbiamo in un liceo scientifico dopo la cosiddetta riforma Gelmini? Ecco, questa è la domanda da porsi, prima di chiedersi dei fondamenti, prima di chiedersi quante ore abbiamo, purtroppo. E allora, che programma, ma le ore ce le abbiamo presenti? Già è tanto se i nostri ragazzi escono da un liceo scientifico e sono così appassionati di chimica da andare a chimica, perché tanti dei nostri ragazzi vanno a chimica e amano la chimica, e questo è il nostro risultato nonostante tutto. E ripeto, nonostante tutto, perché noi lavoriamo contro veramente una lotta col tempo costante. Allora cerchiamo di fare qualcosa in questo senso, magari chi può farsi sentire, perché è assurdo pensare di fare chimica con queste ore, che poi vanno divise con altre tre materie. Dico. Io però... Scusate lo sfogo, però purtroppo noi sentiamo questo problema in modo forte.
Io però volevo precisare una cosa, che obbligatorio nelle indicazioni sono solo le competenze da raggiungere. Tutta quella lista di obiettivi si possono, non vanno fatti tutti, bisogna scegliere per raggiungere quelle competenze. E dal mio punto di vista i fondamenti della chimica sono essenziali per la comprensione poi della teoria quantistica e di tutto quello che viene dopo. Invece purtroppo il giochino è questo: si trascurano completamente gli aspetti delle leggi ponderali e si parte da 1S2, 2S2, 2P1, che nello specifico è il boro, ma che sono, perché è la cosa più semplice, cioè. Purtroppo io ho visto che in tutte le scuole che ho girato e ne giro molte, si parte dalla struttura atomica. E dunque, nel caso, io ne vedo tante di scuole, però la parte delle leggi ponderali viene praticamente saltata quasi completamente e secondo me è la più importante da fare. Comunque, vuole controbattere, non è vero? No, io vedo che tutti cominciano da 1S2, però scusate, no, se mi fate parlare un attimino. Dunque, a Pisa ci sono due licei scientifici, il liceo Buonarroti e il liceo Dini. In nessuno dei due licei non si fa il percorso storico delle scienze chimiche. Si fa da sempre. Al liceo Dini l'impostazione dei contenuti, delle metodologie, degli obiettivi sono quelli, i fondamenti. Noi nel biennio facciamo le leggi ponderali e poco di più, e poco di più. Stessa cosa con le scienze biologiche, partiamo dal macroscopico semplice e su arriviamo al microscopico, ma in quarta, quinta. E poi certe tematiche, chi ci proibisce nel triennio con ragazzi più maturi di riaffrontarle, di fare una lezione come ci ha proposto splendidamente il professore sull'analisi scientifica e i dati di Dalton? Cioè, non ti fare codest'idea, non è così, ma non è così nella tradizione della nostra città, almeno nei licei scientifici. Penso che anche la collega del Buonarroti possa. Certo, se si cambia tipo di scuola, io purtroppo non ho esperienza, io ho sempre insegnato, io ho fatto il classico, ho fatto una facoltà scientifica, ho sempre studiato a Pisa e ho sempre insegnato nei licei scientifici, quindi non ho esperienza di altre scuole. Certo, mi rendo conto, sento quello che a volte alcuni colleghi mi dicono, che magari il pubblico con cui il tipo di ragazzi, la loro formazione, ma anche la loro formazione familiare, culturale, sociale, è diversa nei vari tipi a volte di scuole. Però nessuno, a nessun insegnante, impedisce di insegnare con rigore scientifico. Cioè, è questo il nostro dovere. Cioè, qualunque argomento si può affrontare in qualunque disciplina. Io mi stava venendo prima una curiosità, no? Poi me la devo andare a vedere, perché questa è una mia ignoranza, ma mi è venuta questa curiosità. Democrito, che citava il professore, quando, ripensando all'etimologia della parola atomo, no? Particella non più scomponibile, cioè Democrito ha lasciato nei suoi scritti, che io credo non aver mai letto, perché anche, fra parentesi, i colleghi di filosofia a volte dovrebbero tener conto dei collegamenti col pensiero filosofico e il pensiero scientifico. Questo è un po' un rimprovero al fatto che nelle nostre scuole non c'è collaborazione spesso fra le varie discipline, mentre dovrebbe essere un filo conduttore di base. E ha lasciato degli scritti per questa sua
diciamo, è un'intuizione del suo pensiero oppure ha fatto delle osservazioni sperimentali? Probabilmente no. 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 Secondo quel testo che ho citato, si sa solo per sentito dire quello che ho capito. Non è come la scala nature di Aristotele, allora. Ok, grazie professore, scusate. Io però volevo... Ma è molto, molto interessante quel discorso che ha fatto la professoressa. Su due aspetti, la disomogeneità della preparazione, no? Che dipende molto da tante cose, dalla scuola, dalle situazioni familiari, dalla città, dal luogo e così via. Secondo me questo è un problema, secondo me la scuola un tempo era più, preparava in maniera un po' più uniforme, ho questa impressione, insomma. Oggi ci sono degli ottimi studenti, come è stato detto, anche che sono innamorati della chimica, però il fatto, quando gli chiedi perché ti piace, no? E perché hai deciso, tante volte è la conseguenza dell'insegnante che hanno avuto. Sicuramente, sicuramente. Ma non dovrebbe essere una cosa così normale. Io però volevo rispondere un attimo alla collega, perché io insegno al liceo artistico e i ragazzi arrivano da me in terza e quarta, perché chimica hanno scienze. Quando arrivano da me hanno fatto tutta la teoria atomica e tutti i legami e non hanno idea delle teorie di base della chimica, cioè dei fondamenti della chimica, perché l'insegnamento che viene dato nei bienni, ora il liceo artistico non sarà il liceo Dini, però diciamo, l'insegnamento che viene dato nei tecnici e tutto è quello che viene dato all'università, cioè si salta completamente la parte dei fondamenti della chimica e si parte dall'atomo quantistico con 1s2, 2s2, 2 più 1 e così via. Poi spesso e volentieri anche la parte di relativa ai fondamenti viene ridotto un po', come diceva Carlo Fiorentini la volta scorsa, un po' una barzelletta, nel senso che se io faccio voglio parlare della legge di Lavoisier o del principio di conservazione del peso di Lavoisier a seconda di come si voglia e non considero che ci sono i gas, che devo farli in un ambiente chiuso e non rendo problematico appunto il fatto che se io non lavoro in ambienti chiusi non ha senso parlare di tutto questo, seppure faccio Lavoisier solo in riferimento alla conservazione del peso e non parlo per esempio della gerarchia composizionale, di come lui è arrivato a costruirla con il ruolo dell'ossigeno, di come è stato scoperto l'ossigeno, del senso profondo che ha la riforma della nomenclatura, per dirne alcune, per la composizione dell'acqua, la composizione dell'anidride carbonica. Se è questo, cioè bisogna vedere appunto come viene fatta i fondamenti della chimica, cioè deve avere una reale profondità, altrimenti ha poco significato. Comunque sono contenta che nelle scuole e nei licei di Pisa si faccia... Eleonora, aspettiamo una tua comunicazione allora sul tema dei fondamenti oggi. Va bene? ecco. Ho preso troppo tempo. No. Sì, scusate, io ho perso il mio ruolo. Allora, riallacciandomi anche a quello appunto che poi è venuto fuori prima sul discorso appunto anche del tipo di percorso che si segue, io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, cioè il problema delle scuole medie. Allora, io penso che qualsiasi insegnante delle superiori, specie nei primi anni, no, cominci anche cercando di capire, chiaramente con provenienze diverse, che cosa è stato affrontato alle medie. Ora, molte volte, in realtà, il problema... secondo me nasce un po' da lì, nel senso che non si tiene conto della scarsa capacità d'astrazione dei ragazzi, e cosa si fa? Tipo l'atomo, i ragazzi si comincia, la struttura atomica, i legami chimici, cioè delle cose che sono completamente assurde alle scuole medie, non hanno il minimo senso. Cioè i ragazzi, e vengono fatte perché tante volte si dice? Perché ci sono sul libro e quindi si fanno.
Ora, chiaramente il problema è che non si può stare a affrontare, cioè non si può stare a affrontare i protoni, i neutroni, gli elettroni, appunto, che ne so, gli ossidi, alle scuole medie. Secondo me si sta, cioè chiaramente poi un ragazzo che arriva, poi si ritrova, da una parte che pensa, ma queste cose tanto le so già, perché l'ho già affrontate, non si pone domande, perché comunque appunto anche per la scarsa capacità di astrazione della maggior parte dei ragazzi delle scuole medie, cioè ovviamente i ragazzi cosa fanno? Se le imparano le cose, imparare se le imparano, come se le imparano se le scordano, cioè chiaramente poi dopo bisogna ricominciare a costruire in un modo diverso, tante volte è vero che è più facile alla fine impararsi le cose, andare a lezione e dirle in un certo modo e pretendere che poi i ragazzi se le studino e le ripropongano in questo modo, non si faranno domande. Ora, questo chiaramente, cioè, quindi il problema a volte nasce anche proprio prima, quindi a volte anche alle superiori, non sempre, non in tutte le scuole, si sceglie un po' di seguire questo tipo di approccio. Però ecco, secondo me, in realtà poi come si diceva, cioè se andiamo a vedere anche le indicazioni non chiedono questo. Però poi alla fine le indicazioni sono disattese il più delle volte. Se i ragazzi sono abituati semplicemente a studiare e riproporre, come a me è capitato a volte, a me soprattutto in prima superiore mi dicevano, e certo io pensavo di arrivare qui e ripetere, a me fa piacere ripetere quello che ho studiato. E cioè, però è difficile l'interrogazione, uno pretende che ragioni, accidenti, cioè è veramente difficile. Cioè, però tante volte l'impostazione che c'è dei ragazzi è quella e con quella si deve combattere. Punto, finito. Era un intervento così. È un'impostazione che risale poi anche alle elementari, perché lo stesso discorso che hai fatto per le medie vale pari per elementari. Problema del curriculum verticale, eccetera, non esiste. Ognuno, come si suol dire, bala con sua nonna, è morta lì, ecco. Quindi è chiaro, mette d'accordo. Comunque un'altra cosa mi è venuta in mente, quando sono state fatte le indicazioni, anzi le linee guida per i tecnici, io allora ero, insomma mi occupavo della commissione curricoli della divisione didattica della società chimica e feci pervenire le nostre considerazioni all'ispettore di turno che era Valitutti, penso di poterlo dire, no? Che, insomma, anche se vengo ripresa penso di poterlo dire. E quindi noi della divisione di didattica avevamo mandato nel biennio per quello che riguarda la chimica solo le parti dei fondamenti della chimica, fermandoci a Dalton per la parte atomistica. E lui ce le bocciò completamente e ci mise tutto quello che voi vedete nelle linee guida dei tecnici per il biennio, dove c'è perfino l'equilibrio, dicendo che era veramente, veramente di poco conto limitarsi a questi aspetti. E devo aggiungere che lui, diciamo, è una persona che conta molto all'interno del Ministero, contava molto all'interno del Ministero, e in altre occasioni mi ha detto, ma te con queste teorie del flogisto, ma cosa te ne fai? Cioè, perché volevo sottolineare che l'importanza di Lavoisier era veramente aver lottato contro la teoria del flogisto e contro la teoria delle particelle ignee, e che questo aveva un grande valore per gli alunni, cioè comprendere come il frutto delle teorie di Lavoisier derivi proprio dal voler confutare queste teorie che noi consideriamo oggi un po' fantastiche. Sì, no, io ci sono stati degli interventi molto interessanti che mi hanno fatto pensare poi alla situazione che viviamo anche all'università, per esempio quello dei collegamenti, no? Dei collegamenti fra discipline. Il problema si ripropone all'università anche. Oggi se sei in una commissione di laurea, come periodicamente uno si trova ad essere, io quest'anno sono presidente della commissione di laurea triennale, studenti che prendono la laurea triennale in chimica, certe tesi non le capisco. Non le capisco, sono talmente parcellizzate, talmente specialistiche già al terzo anno che è difficile entrare in argomento in tutte le parti.
Allora cosa succede? Succede che quando poi si discute questa tesi, se vai a chiedere qualcosa più che di fondamento, direi di base, casca l'asino, perché imparano, vengono imparate praticamente a memoria, magari con un linguaggio semiprofessionale, delle questioni diciamo che sono basate su un terreno assolutamente inaffidabile. Ma questo anche... Questo perché si ritrova anche poi negli insegnanti all'inizio, no? Durante il corso, no? Pochi fanno collegamenti fra le varie parti della chimica, anche perché non è tanto semplice farle, no? bisogna coltivare questa passione continuamente e bisogna darsi da fare. E succede quello che diceva la professoressa lì in terza fila, che studenti anche, io insegno anche nella laurea magistrale, quando le persone vengono a sostenere l'esame, loro sarebbero pronte a ripetere a menadito quello che tu hai trattato a lezione per quell'anno, ma se vai un pochino indietro e gli chiedi qualcosa che è stato studiato magari 2 o 3 anni prima, che è considerato un fondamento, anche lì casca l'asino, insomma, no? si ripresenta quella situazione lì. Quindi è un po' tutto il sistema educativo che ha delle mancanze. Chi è fortunato, come si diceva, che trova la scuola buona, gli insegnanti giusti, l'ambiente stimolante, eccetera, eccetera, ce la fa. Gli altri vanno avanti lo stesso, perché succede anche questo, vanno avanti lo stesso, però il risultato è quello. Ma io però non volevo apparire, parlando di fondamenti, insomma, un nostalgico, no? Un nostalgico, non è questo. Secondo me bisogna anche cercare di interpretare il nuovo, no? Può anche darsi che di parlare del flogisto non ci sia forse neanche più bisogno, capito? Ecco, Eleonora, ma non per dire che non sia importante, no? Perché, come diceva quella professoressa là in ultima fila, cioè le ore sono quelle. Le ore sono quelle, immagino saranno poche, adesso non so quante. Ecco, però, insomma, da lì il problema di individuare quali sono i fondamenti, quindi le scelte da fare. Capisci? Ecco, allora, questa questione dei fondamenti nel 2017, secondo me va anche rivista. E non è detto che debbano essere i fondamenti soltanto il primo capitolo del vecchio libro di chimica generale che uno di noi aveva quando studiava lui. Può anche, capisci? Secondo me, cioè è un problema molto difficile da risolvere. E magari uno si aspetta subito gli orbitali e quelle cose lì senza neanche capire di cosa sta parlando, quindi insomma bisogna cercare una strada nuova e per quello io ho fatto questa domanda all'inizio, perché vi sarete sicuramente posti, io penso, il problema di cosa è indispensabile insegnare a un ragazzo che per la prima volta affronta la chimica. Io penso che ve lo sarete, un insegnante coscienzioso se lo pone subito questo problema. E allora non è detto che per forza ci deve stare sia la legge delle proporzioni definite che la legge delle proporzioni multiple, insomma, no? Se si capisce almeno una bene una delle due, insomma, quella di Dalton, dai, non è che devi spiegare i binari terziari e così via, perché poi alla fine il tempo passa. Solo una cosa e poi mi taccio. Che io ho visto che con gli studenti sia dell'ITI che dell'artistico, perché io ho quasi sempre insegnato all'ITI, insomma, nella mia vita lavorativa, questi aspetti fondamentali che sono appunto diciamo tutto quello che arriva fino a Avogadro per capirsi, sono accettati molto bene dagli studenti. Cioè io ho fatto veramente degli anni di grande soddisfazione a scuola facendo esclusivamente queste cose, più ovviamente compatibilmente con il tempo, con le ore a disposizione. Quello che invece è difficile da far accettare, diciamo quello che è complicato da far accettare è far accettare
ai colleghi, perché la formazione che viene data all'università è quella che parte dalla struttura atomica e non quella che parte dai fondamenti. Quindi io credo che sia veramente essenziale il tipo di formazione iniziale che si dà, insomma, che si propone agli insegnanti, perché, ripeto, la difficoltà non sta con gli alunni. Loro accettano con grande entusiasmo anche le teorie del flogisto e quello delle particelle ignee, perché si avvicina alla loro comprensione del mondo, perché l'idea che noi ci abbiamo è quella del fuoco che si propaga, non del fuoco che reagisce, cioè che dà l'innesco, e poi del combustibile che reagisce con l'ossigeno e forma a sua volta il fuoco. Quindi per loro è completamente accettabile. Ecco, i colleghi che per la formazione diversa che richiede fare un'operazione di questo tipo è complicato. Questo non so se mi sono spiegata. È la formazione iniziale dell'insegnante che è difficilmente adatta per fare le cose in questo modo, dal mio punto di vista. Antonio, dimmi. Io anche una domanda, ma a livello dei tuoi colleghi universitari c'è un'idea chiara su quelli che sono i fondamenti della chimica da proporre? No. No, non c'è, e per questo ne vogliamo discutere. Ci sono delle posizioni personali, però vedi, c'è anche un fatto che è questo. Insomma, uno studente che ha seguito un corso di chimica dovrebbe o non dovrebbe essere in grado di capire le informazioni più importanti che gli vengono, ad esempio, dalla TV sui materiali. Capito? Dovrebbe o non dovrebbe? Ecco, allora questo deve far parte dei fondamenti o no? Cioè, se sente parlare di polimeri, dovrebbe o non dovrebbe sapere almeno grandi linee cos'è un polimero? Qualche settimana fa uno studente della laurea magistrale, visto che discutiamo sempre di questioni, insomma, anche di tipo generale come queste, mi ha detto: ma sa, professore, che lei criticava il fatto che se va in un'edicola davanti c'è tutta una bella distesa di riviste, di gossip, che vanno fortissimo. Allora dice, che sono un po' il sintomo anche di quella che... Ecco. Allora lui mi ha detto: ma sa che mia nonna compra un giornale, so ancora il titolo, però non lo cito perché non vorrei... Ecco. Comunque uno di questi giornali che sta lì in prima fila, dice: ma sa che parlava di Natta? Oh, di Natta, di Giulio Natta, il premio Nobel per la chimica. Dico: ah, senti, mi raccomando, cerca di recuperare questo articolo, perché vorrei vedere come lo trattano. Questo va in mano alla casalinga, va in mano, che poi mica solo le casalinghe leggono questi giornali. Ecco, vabbè. Allora, un articolo su Natta. Allora il tema generale era gli italiani premiati. Capito? Cioè parlava, questo era dedicato a Natta perché era un italiano premiato, è l'unico che ha preso il premio Nobel per la chimica, insomma, ecco, anche se... Vabbè, allora, notizie sulla vita familiare, gli studi e così via, e poi la domanda cruciale: cosa ha fatto per essere premiato? Allora, la giornalista, che è un nome per me sconosciuto, diceva: è riuscito a mettere in fila le molecole come dei soldatini. Allora, se questa signora che legge il giornale ha un figlio che fa il liceo e, voglio dire, studia chimica, oppure anche all'università, perché anche questo è il livello, e dice: ma senti un po', qui c'è scritto così, cosa vuol dire? Allora, anche questo, cioè l'interpretazione dell'informazione, diciamo, più diffusa a livello dei media, insomma, deve essere
patrimonio, diciamo, culturale deve fare dei parte dei fondamenti o no? Capito? È questo. Perché è dubito che trovi che alla sera nel telegiornale si parli del flogisto, che sarà importantissimo per capire tutta l'evoluzione così, però il flogisto forse è difficile che se ne parli. Insomma, è questo che volevo dire. Cioè, secondo me anche il concetto dei fondamenti oggi, per esempio, un'ultima cosa, oggi tutti hanno il DNA in testa, se voi avete notato, dunque dai politici, dagli sportivi, dagli attori, da tutti fanno, quando fanno un paragone ce l'ha nel DNA. Allora, ce l'ha nel DNA. Allora, supponiamo che uno studente del liceo o dei primi anni dell'università che ha studiato la chimica così, si sente rivolgere dalla nonna la domanda, dice, ma cos'è sto DNA? Fa parte dei fondamenti o no? Non lo so. Ma io penso che comunque sia difficile parlare di fondamenti della chimica al di fuori della chimica classica. Lì stanno i fondamenti, poi la si potrà arricchire in un modo o nell'altro, dare informazioni di un tipo o dell'altro, finché vogliamo, ma i fondamenti sono lì, finché la chimica è chimica. Non credo che siano da ricercare altrove. Ecco. Quindi perché credo che questa è una parte fondamentale, indissolubile, che non si può bypassare. Perché se si inseguono tutte le ultime scoperte o tutti i materiali nuovi, non è possibile farcela, non è proprio possibile. D'altra parte, se uno si sente parlare anche di malattie nuove, eccetera, ma non è mica che uno deve sapere tutto sulle malattie, cioè deve sapere qualcosa su virus e batteri, punto, e poi si informerà dalle persone specialiste in quel settore. Io credo che sia fondamentale avere in testa il binomio ipotesi-verifica e che la scienza si basa su quello. E per averlo bene in testa, in modo che diventi un modo di essere, un modo di ragionare, bisogna esercitarlo sulle cose semplici, non sulle cose che ricordano la magia, come possono essere le biotecnologie, queste robe qua, per quello che mi riguarda. Beh, non ricordano la magia, adesso non esageriamo. Che scatti, altrimenti perdi il treno. Altrimenti perdi il treno. Io parto domattina. Okay. Ciao, arrivederci. Stai bene, stai. Montuschi è un pezzo che non lo vedo. No, recentemente. Lui fa il chimico. Ah, fa il chimico. Proprio il chimico. Dove? Grazie mille a tutti. Arrivederci. Faenza. Limiti nel senso no, che no, ho capito.